Ci mancava Pamela Anderson. Abbiamo contro Pamela Anderson. Non so se riusciremo a ricostruire l'Europa con cotanti oppositori. Ci proveremo. Secondo voi ce la facciamo? E sarà un vantaggio anche per lei. E quindi vi chiedo di starci vicini, di non perdere tempo in polemiche, in litigi, sulla rete o in piazza, di portare domani nelle vostre città e lunedì nei vostri uffici, nelle vostre scuole, nei vostri negozi, nei vostri ospedali, nelle vostre fabbriche, nelle vostre università, la gioia e la certezza. Io ho poche certezze. Chi vive di certezze mente. Quelli che pensano di sapere tutto mentono. Quelli che si ritengono infallibili mentono. Io ho poche certezze. Ma ho la certezza, questo sì, che abbiamo cominciato una lunga marcia che niente e nessuno potrà arrestare. Che il sacrificio dei nostri nonni e dei nostri bisnonni per questo splendido paese arriverà ad avere un senso e che i nostri figli e i nostri nipoti avranno da noi in eredità un'Italia migliore rispetto a quella che ci hanno lasciato i nostri padri. Crederci con gioia, con entusiasmo, con coraggio, senza avere paura, e avrete in me e in noi dei difensori, degli amici, degli umili servitori, disposti a imparare, ma che non hanno paura di niente e di nessuno, con buon senso, con ragionevolezza, con rispetto. Ma io do rispetto a chi mi porta rispetto. E il diritto al lavoro non si discute, il diritto alla sicurezza non si discute, e questo è il paese che è pronto a ospitare donne e bambini che scappano dalla guerra, ma il Santo Rosario che io ritengo di poter tenere in tasca, nessuno può dire che non avrà più asilo in Italia. E il Santo Natale è Natale, e a Natale nasce Gesù Bambino, e non penso che il presepe dia fastidio a nessuno, e non penso che tu scende dalle stelle dia fastidio a qualcuno, anzi, bimbi diversi che arrivano da paesi diversi con culture diverse non hanno il dovere ma il diritto di aprirsi al mondo, perché la cosa più bella è la gioia, l'ingenuità, l'entusiasmo e l'apertura mentale dei nostri figli. Se li educhiamo al rispetto, all'integrazione e alla convivenza da piccoli, cresceremo delle buone generazioni. Quindi io vi chiedo di portare a casa la certezza che se 60 milioni di italiani si uniscono, e lo dico anche agli altri partiti politici, lo dico ai partiti di opposizione, l'abbiamo fatta per anni l'opposizione, ci sta, emendamenti, ordini del giorno, critiche, ci sta che qualunque cosa accada è colpa di Salvini, è colpa della Lega, è colpa del governo, questo è il gioco delle parti, ci sta, lo dico ai segretari dei sindacati, delle associazioni di categoria, ai parroci, agli insegnanti, ai medici, agli infermieri, ai precari, ai taxisti, ai poliziotti. Teniamo ognuno la nostra idea, conserviamo ognuno la nostra identità e le nostre diversità, però ci aspettano mesi impegnativi, non ci sarà niente di facile, stiamo dando fastidio a poteri forti che avevano come loro obiettivo depredare l'Italia e desertificare l'Italia, quindi ognuno nel suo comune, ognuno con la sua idea, uniti, uniamoci, perché solo uniti daremo risposte ai nostri figli. È questo che chiedo alla politica italiana e a 60 milioni di italiani. Uniti si vince, viva questa splendida piazza del popolo, grazie uno per uno a ciascuno di voi. Grazie per la forza, l'onestà, la bellezza, l'entusiasmo,
Un abbraccio e una preghiera alle Marche, alla Sicilia, al Veneto e il mio impegno a dare la vita se servirà per i nostri figli e per il nostro splendido paese. Grazie a tutti, fratelli. Grazie veramente dal profondo del cuore.